Oh, bello a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming e qui è il solito, è Fra e in singolo vi porterà tra le gioie e i dolori di Batman Arkham Origins. Allora, come al solito, sto giocando di mattina, quindi se voce roca abbiate pazienza, cioè se, è sempre un trade-off, no? Magari la mattina sono un pochettino più carico, a parte stamattina perché ho fatto tipo le ore piccole e poi magari invece la sera dopo il lavoro siamo un pochino più scarichi. Guardate qui un bel... che cos'è? Distributore di sigarette? Educativo, eh? Va bene, allora, come al solito... ma così, cioè, gratuito proprio. Non ti sto... cioè, perché un poliziotto quelli, cioè, giusto per farmi vedere qual era la combo per gli scudi, perché c'era anche nel precedente capitolo. Comunque un ringraziamento va a tutti voi, mi raccomando condividete, droppate un like su Facebook per video news in esclusiva solo lì. Allora, mi sa che non mi ha preso l'ultimo potenziamento perché mi è uscita proprio la scritta potenziamento, quindi adesso staremo a vedere esatto quale potenziamento fare. Allora, abbiamo visto questi, diventiamo sempre più resistenti, 50% resistenza contro gli attacchi da mischia, però vediamo se c'è qualcosa di più tecnico e spaventoso. Allora, nuovo che io dalla corda, ok. Artiglio remoto, un proiettile sofisticato che fissa un cavo tra due getti, nemici e punti da coraggio. Questo che è? Ah, vabbè, tanto lo si può fare, però impara due nuove tecniche di Kyo della corda e Kyo del cavo. Va bene, dai, proviamo a fare così. Ci sta, se un Kyo ci sta, quindi alla fine 8-2. Basta poco. Rispondete, 8-2. Centrale, qui Delta 4-4, potete chiamare Delta 8-2. Restate in attesa 4-4, Delta 8-2, rispondete. Delta 8-2, rispondete. Delta 8-2, a rapporto. Delta 4-4, silenzio da 8-2. Procedete all'interno per confermare lo stato di 8-2. Scusate, cerco di sentire anche che cosa dico. Allora, la direzione è quella lì, mi sa che dobbiamo riprendere di nuovo il ponte. Questa parte della città è nuova perché di fatto Arkham City è dall'altra parte del ponte, però insomma... ecco, sto ponte è abbastanza un sasso perché uno ci mette tre quarti d'ora a superarlo, poi è pieno di brutti ceffi. Però diciamo con la tecnica del rampino che ti permette... diciamo di saltare abbastanza velocemente. Che poi è il difetto, per cui non è che a volte riesco a distinguere tra un XX e un semplice rampino. Ma lo sapete che invece forse dovevo andare dall'altra parte? Allora, aspetta un momento, vediamo... no, devo andare alla Batcaverna ora che mi viene in mente. Mi ero dimenticato questo piccolo particolare. Allora, Batcaverna, bella. Ok, spostamento rapido. Bella, quindi dobbiamo andare nella Batcaverna. Scusate, me l'ho dimenticato perché l'ho fatto ieri, l'altro gameplay. Dobbiamo andare nella Batcaverna a prendere il nostro equipaggiamento. Tra l'altro che sembra veramente un aereo stealth di quelli fighi, tipo F-117, che tra l'altro non esiste più. Oh, mai che ti danno la soddisfazione di guidare la Batmobile, comunque. Io spero, ci spero sempre, ma... forse denaturerebbe il gioco, però insomma... Il detonatore a concussione è sul tavolo da lavoro. Si ricordi che usandolo al posto dei pugni infliggerà danni meno permanenti a quei poliziotti e dipendenti pubblici. Ho capito. Ok, boh.
Staremo insomma a vedere cosa ne uscirà. Parla con Alfred, dai, parliamo. Ben fatto, ha fermato Electrocutioner con un colpo. Ho sfruttato la sua arroganza, una mossa da manuale che avrebbe... Tra l'altro è bruttissimo Alfred, sembra un cinese, un mix tra un cinese. In caso contrario, molto presto mangeremo quel prosciutto di Natale. Il prosciutto di Natale? Ok, allora, fermi tutti. Torniamo a Gotham City, dov'è che dobbiamo andare adesso? Vediamo un po'. Ok, quindi dobbiamo andare lì, punto di interesse. Possiamo viaggiare veloci qua e poi andare lì. Dobbiamo sbloccare la stazione di servizio per poter poi accedere velocemente a quell'area. Ok, perfetto, quindi siamo arrivati, si paracaduta proprio con la velocità di questa terra. Ragazzi, mi raccomando, io ve lo ricordo sempre. Planiamo. Dimenticare Sionis e Copperfield. Mentre che i loro uomini non vedono l'ora di approfittare della situazione. Per non parlare della sua. Oh, ma che cos'è? Oh, beccati questa pizza, perché hai osato di chiedere che cos'era. C'è una festa in No, scusate, non ho nessun interesse a stare lì a perdere tempo, quindi... Va bene, ragazzi, andiamo verso questa stazione della polizia, che poi, tra l'altro, forse converrebbe prima sbloccare l'antenna in modo da poi viaggiare felici e sicuri nell'altra direzione. Comunque devo dire, e lo ripeto anche qui... Scusate, prima stavo dicendo, lo ripeto ogni volta, ma mi raccomando, ditemi che cavolo pensate del gioco, le vostre impressioni, caldo, freddo, capisco che molti di voi lo vorranno giocare, quindi il loro intervento sarà minimo, perché cercheranno di vedere il video più tardi, però voglio dire, ditemi sempre cosa ne pensate, perché sono curioso di sapere le vostre opinioni. Poi non si sa mai che in futuro riusciremo magari a organizzare qualche live, quando magari avremo dei numero di utenti che giustificherà una live senza dover, tipo senza avere tre persone. Tra l'altro, altra cosa che dico sempre è il viaggiare con i rampini è veramente diventato più difficile. Ora, quando voi proverete il gioco, ditemi se anche per voi è così o... Allora, prima di entrare nella stazione di polizia, volevo vedere... Tecnicamente dovrei andare lì dal verde... Però c'è anche il ripetitore. Quindi proviamo a impostarlo come indicatore. A tutte le unità, abbiamo una chiamata per un crimine violento. Attendiamo le coordinate. Vabbè, il crimine è sulla strada, quindi direi di approfittarne. Oh, beccati questa pizza. Naturalmente do sempre la precedenza a chi ha le armi. Vediamo com'è. Eccolo. Scusate, ecco. Dovete sempre fare attenzione alle armi da mischia, a qualsiasi arma. Perché sennò vi uccidono facilmente, anche se devo dire che è molto più facile in scala rispetto a un Arkham Origins, scusate, un Arkham City, contro i nemici contro la pistola, cioè contro i nemici con la pistola. Aio. Facciamogli bene. Dai, forza e coraggio. Beccati sta pizza tu con questo cavolo di fucilone. Ce l'hai con quel fucile. Dai.
Ha avuto un'infanzia difficile, ho capito. Dai, vieni qua, te che ti pesto veramente. Con la mia super, super combo. Olè. Va bene, allora andiamo a vedere chi stavano aggredendo, tipo un poliziotto. Ci hai salvati, perciò ti lascerò andare per questa volta. Ma la prossima ti arresterò. Mamma mia, ma non l'hai ancora capito che sta dalla tua parte. Ok. Allora, facciamo un punto, punto della situazione. Ok, devo andare lì. Scusate, ma che bacco non è? Guardate che bacco! Ma questa poi... Vabbè, proviamo adesso che abbiamo il... Ma mi fa male se mi prende? No. Allora, andiamo un po' a vedere dove cavolo è. No, è proprio qua. E quindi mi sa che con questo errore qui non mi... Oh, 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 oh. Ti sei arreso, non raffiutarti. La tua mente non parla da sfide simili. Allora, qui non posso entrare. Cioè, sto cercando di capire da dove cavolo posso entrare. Qui c'è il condotto dell'aria. Qui c'è l'altra mini grillo tonante che mai capirò che cavolo è. Vediamo. No, non gli fa niente. Ragazzi, questo è un bel bacco, perché di fatto non posso entrare perché ci sono quelli in vita, né posso distruggerli perché ci sono... Vabbè, pazienza. Allora, ritorniamo qui, la facciamo più tardi e chi se ne frega a questo punto, quindi impostiamo l'obiettivo qua. Cioè, questa qui deve essere per forza qualcosa, porcaccia la miseria. Ho bloccato la sorveglianza nei commissariati dopo l'assassinio di Love. Trovi un modo per intrufolarti in un visto, altrimenti non raggiungerà mai la sala carcere. Ho capito. Che cos'è sta roba? Deve essere per forza qualcosa, niente. Allora, dobbiamo trovare un modo per entrare nel commissariato. Non riesco nemmeno... Allora... Io mi arrampicherei, francamente. Tra l'altro, se non erro, se questo era quello di Arkham, ammazza ragazzi, ma quante guardie ci sono? È veramente presidiato dei livelli allucinanti. Ok, allora proviamo il nostro nuovo... Dai. Sto sulla porta. Penso io a questa porta. Dai, 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 dai. Ok. Uno l'abbiamo messo praticamente fuori gioco, quindi non ci resta che sistemare gli altri. Comunque sempre, nonostante abbia sbloccato la modalità, quella con cui dovrei fare che io dall'altro. Scusate se parlo poco, ma
perché sono concentrato. Nonostante abbia sviluppato quella modalità lì, praticamente è impossibile fare un KO dall'alto, a meno che tu non abbia il tipo... Oddio, scusate, oggi sono dislessico. Voi non abbiate tipo uno spazio di planata che è inverosimile. Aspetta, fuggito! Sarò nascosto in giro. Allora, vediamo quante ce ne sono. Uno, due. Quindi, eccolo lì. La nostra vittima sacrificare lì. Dai, dai, vieni qua col tuo bel fucilino. Sto sulla porta. Dai, dai. Guardate, dovrebbe essere... Dovrebbe essere di fatto un KO, e invece non è un KO, per farvi capire quanto difficile è. Allora, proviamo ad andare lì da sopra a vedere se si riesce a fare una super combo. Allora, due sono qua. L'ultima posizione nota è questa. Vedete qualcuno? Entriamo. Dai, 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 forza e coraggio. Oh, a posto. Tra l'altro, ragazzi, io non so voi, ma la musica di questo videogioco è veramente troppo alta in certi momenti. Quindi io, scusate, l'abbasso un pochettino, lo so che a voi piace, però cioè, non sento niente. Cioè, Dio mio, ce l'ho sparata nell'orecchio. Fate voi che io quando gioco da solo, e non devo giocare con voi, tolgo proprio il volume, a meno che non sia veramente una colonna sonora bella, tipo The Last of Us. Solitamente proprio tolgo proprio la musica e tengo soltanto il volume degli effetti. Quindi ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Mi raccomando, continuate a seguire. Se vi è piaciuto il video, droppate un like. Scusate se ho fatto pochi commenti, ma oggi sono dislessico, particolarmente dislessico, quindi insomma faccio fatica. Vabbè ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima e ciao belli.